potevamo mancare al Motor Show 2016, quest'anno con un intero padiglione dedicato all'Heritage, passione regolarità e in veste di televisione ufficiale di ACI Storico. Ma ora diamo la parola ai protagonisti. Passione e regolarità, Motor Show 2016, siamo ospiti dello stand Club ACI Storico, siamo in compagnia di Roberto Ricci, scuderia automobilistica Kinzica di Pisa, ben trovato. Grazie a voi. Roberto, un ottimo 2016. Sì, dunque, la regolarità classica ultimamente non è che mi convinca molto, lo sapete. Ho fatto le gare di campionato italiano indispensabili per poter mantenere un minimo di rating, ma non è che mi interessi più di tanto. Ho fatto qualche regolarità sport, Balata Retine, l'Elba, ho iniziato a fare qualche gara a media in Francia, che è una disciplina in Italia sconosciuta, ma molto divertente e molto appassionante. Sappiamo anche di ottimi risultati anche alla regolarità sport, le vogliamo dire? Allora, l'Elba l'ho vinta per il secondo anno consecutivo, quindi un bel risultato. Il Balata Retine l'avevo già vinto due volte di fila, volevo fare la tripletta e non ci sono riuscito. Sono arrivato terzo quest'anno, come sapete nella regolarità sport, in pochissimi centesimi. Però insomma non ci sono riuscito, però insomma sono due ottimi risultati lo stesso. Roberto, visto che tu sei molto esperto, vogliamo spiegare un po' agli amici telespettatori le differenze sostanziali tra la regolarità classica e la regolarità sport? Ma la differenza principale, quella più evidente, è che la regolarità sport si corre, le prove sono su strada chiusa. È una disciplina che viene fatta normalmente in coda a un rally, quindi si sfruttano le prove speciali e l'impianto di gara di un rally. La scelta del mezzo tra la regolarità sport e la regolarità classica? Ma la regolarità sport è preferibile visto l'ambientazione. Utilizzare una macchina ex gara è anche più affascinante, più bello, ci si può godere una macchina da corsa su strade chiuse in tutta sicurezza. Secondo te c'è un futuro della regolarità media in Italia e eventualmente in che tempi? Non credo che siamo abbastanza maturi in questo momento. È una disciplina che è stata totalmente ignorata in questi anni e si è un po' persa. All'estero invece è sempre stata mantenuta quella, diciamo, canonica, quindi Francia, Belgio, Olanda, Germania, c'è sempre stata la regolarità media e quindi loro hanno continuato, noi no, e si è creata una cultura regolaristica diversa. Siamo allo stand Club ACI Storico in compagnia di Massimo Zanasi, Classetti Mebrard, per gli amici del dottore. Ciao, ben trovato. Ciao, è stata una sorpresa vedervi qui a casa mia. Io sono di Bologna, quindi sono di casa al Motor Show, però trovo un sacco di conoscenti e di amici. Bello trovarvi qua. È un bilancio positivo, mi sono divertito, questa è sempre la cosa principale, perché per superare la fatica, l'impegno che queste gare richiedono occorre sempre alla fine divertirsi, altrimenti il gioco non vale la candela. E mi sono impegnato su più fronti, quindi sono stato in gara tanti weekend grazie alla comprensione della famiglia, della moglie, il contributo dei figli e questo comunque mi fa sempre molto piacere. Il risultato che ti ha più gratificato quest'anno? Risultato, diciamo, il campionato italiano, sono riuscito a vincere San Marino che insomma era una gara complicata. Come va la vita dell'abitacolo marito-moglie? Diciamo che dal momento che scatta l'inizio della gara non siamo più marito e moglie, siamo pilota e navigatore, quindi ci sono compiti assolutamente precisi, molto ordine, molta disciplina, concentrazione, e una volta completata la gara ritorniamo nuovamente a essere marito e moglie. Impegni già programmati, campionato italiano sicuramente, grandi eventi, anche su quelli dovrei essere presente in diverse occasioni.
Marco, allora facciamo un resoconto dell'attività del Classe Team 2016? Com'è andata? Certamente, beh, direi una stagione conclusa con un pizzico di amarezza, in quanto per l'ennesima volta abbiamo sfiorato la vittoria in campionato italiano, quindi ci dobbiamo accontentare del titolo di vice campioni italiani. Nel corso della stagione comunque abbiamo ottenuto un podio importante, anzi una vittoria al Gran Premio Nuvolari, dove la scuderia ha conquistato il gradino più alto del podio. Nell'ambito del campionato italiano comunque ci sono state delle belle soddisfazioni, molti nostri equipaggi hanno vinto il raggruppamento e molte coppe XAI. Marco, Classe Team Eberhard, una squadra molto numerosa, qual è la ricetta per la conduzione e la gestione di una squadra che partecipa al campionato italiano e a tutti i più grandi eventi di regolarità? Beh, diciamo che la scuderia nasce come polo aggregante di persone che condividono alcuni valori, partendo dalla condivisione della passione e l'amore per l'auto d'epoca. 2017 alle porte, programmi del Classe Team? Beh, il Classe Team nel 2017 ha confermato la partecipazione al campionato italiano di regolarità auto storiche e ad alcuni grandi eventi, in particolare i grandi eventi sponsorizzati dal nostro sponsor Eberhard e quindi in particolare Winter Marathon e Gran Premio Nuvolari. Per quanto riguarda i programmi, la novità 2017 per quanto è il Classe Team è proprio l'istituzione di una squadra corse all'interno del gruppo. Saranno una decina i piloti su cui la scuderia punterà per tentare la conquista del titolo di campione italiano del 2017. Allora Marco, cambiamo cappello, arriva il Marco Gandino driver, appassionato. Com'è andato l'anno dal punto di vista sportivo per te? Beh, quest'anno ho chiuso con la conquista di due coppe XAI, due coppe ACI Sport, due coppe ACI nell'ambito del mio raggruppamento e quindi direi una stagione soddisfacente. Ho anche quest'anno iniziato a gareggiare con una vettura anteguerra che per me ha rappresentato un po' una novità assoluta, una vettura che porterò in gara anche il prossimo anno e nel 2017 inizierò diciamo una nuova avventura che è quella della regolarità media col Rally di Monte Carlo 2017. Marco, come si prepara un Rally di Monte Carlo? La preparazione del Rally di Monte Carlo è molto impegnativa, molto lunga. Innanzitutto la preparazione dell'autovettura rappresenta un aspetto a cui bisogna prestare molta attenzione. È proprio quasi una preparazione da rally, che parte anche dalle gommature, quindi da quello che sono gli pneumatici da neve, chiodati, super tassellati, essere pronti per qualsiasi tipo di terreno. L'autovettura deve comunque anche tenere conto di dotazioni per il freddo, per il ghiaccio e deve essere perfettamente a punto e affidabile. Poi la ricognizione è un'altra impegnativa fase della preparazione, perché è necessario proprio percorrere tutto il tragitto della gara prima della gara per poter verificare le distanze, le misure e conoscere le strade. Chi sarà con te in abitacolo? In abitacolo con me sarà il mio navigatore abituale Danilo Scarcella, che conta ben 6 partecipazioni al Rally di Monte Carlo proprio come navigatore. E ora ai nostri microfoni il presidente dell'Automobile Club d'Italia, ingegner Angelo Sticchi Damiani. Siamo ospiti dello stand Club ACI Storico, siamo in compagnia del presidente dell'Automobile Club d'Italia, ingegner Angelo Sticchi Damiani. Ben trovato presidente. Grazie, benvenuti a voi. Per convenzione la chiamo presidente durante questa nostra chiacchierata. Presidente,
Un calendario molto serrato negli ultimi mesi, Automoto d'Epoca a Padova, Milano Auto Classica, ora siamo qui al Motor Show con uno stand ace storico. Come è andato il 2016? Bene, il 2016 è andato bene, se parliamo di ace storico c'è stata una grande crescita, un club giovane in un ente antico, ci tengo a dire questo, perché ace storico è l'espressione recente della storia straordinaria della Auto Club d'Italia, che ricordiamo ha 112 anni e che ha vissuto la sua storia esattamente con l'auto, con la nascita dell'auto nel 1905 e che oggi ha la possibilità, il vantaggio, il privilegio di avere una biblioteca straordinaria, ha documenti straordinari. Noi siamo la storia dell'auto in Italia e quindi abbiamo, attraverso questo club nato nel 2012, voluto ancora più esaltare questo ruolo che abbiamo avuto nella storia e soprattutto essere, e mi sembra che ci stiamo riuscendo, di sostegno e di aiuto a tutti i collezionisti di auto storiche. Per il 2017 gli appassionati avranno qualche sorpresa dal club ace storico? No, le sorprese più importanti sono, intanto manterremo queste date degli eventi storici, tradizionali, Targa Florio, che organizziamo direttamente, Mille Miglia, Sama Sandir, la Punta di Diamante, organizzato dall'Automobile Club di Brescia, Coppa d'Oro dei Dolomiti, organizzato dall'Automobile Club di Belluno col sostegno di MIT. E quindi dicevo, al di là degli eventi importanti e tradizionali che noi seguiamo con tanto impegno, ci saranno i piccoli eventi che gli Automobile Club stanno organizzando sul territorio, anche in collaborazione con l'Associazione dei Borghi Più Belli d'Italia, alla ricerca dei vecchi borghi con le auto storiche, quindi un mix di cultura, di possibilità di andare alla ricerca di queste cose straordinarie con le auto storiche, eventi di una giornata, scoprire l'enogastronomia, scoprire l'artigianato e soprattutto queste straordinarie bellezze architettoniche che spesso non conosciamo. Presidente, grazie, la lasciamo ai suoi impegni istituzionali, grazie dell'ospitalità, ci vediamo presto. Senz'altro, grazie a loro. Passione e regolarità, Motor Show, siamo con un equipaggio importantissimo e famosissimo della scuderia classe Team Ebrard, Fabio Lo Perfido alla mia destra, Alessandro Moretti, navigatore, alla mia sinistra. Ragazzi, bentrovati, stagione 2016, vogliamo un po' commentare sia la parte campione italiano, partecipazione ai grandi eventi. La nostra partecipazione ai grandi eventi purtroppo limitata al Gran Premio Nuvolari, non si è chiusa come avremmo voluto si chiudesse per noie meccaniche. E detto ciò, la nostra partecipazione si è concentrata sul campionato italiano e abbiamo portato a termine un campionato dignitoso per quanto ci riguarda. E peccato non aver avuto la soddisfazione di vincere il campionato italiano scuderie. Noi ce l'abbiamo messa tutta e sicuramente lo stesso impegno ce lo metteremo per la prossima stagione. Alessandro, voi partecipate con una macchina anteguerra, per cui diciamo con delle difficoltà in più rispetto un po' al parterre che solitamente troviamo nelle gare di campionato italiano, dove comunque le macchine più moderne a 112 o mini la fanno da padrone. Qual è la vostra ricetta, visto anche i vostri risultati di viaggio? Beh, innanzitutto noi ci crediamo sempre, fino all'ultimo, quindi qualsiasi sfida che la macchina ci propone la accettiamo e la portiamo in fondo. Quindi la bellezza della macchina anteguerra sta anche in questo, non solo la gara ma anche accettare e vedere quali sono i nostri limiti sia della macchina che anche del pilota, del navigatore. Come conciliate il fatto che voi comunque siete una coppia mai affiatata nell'abitacolo, però diciamo abitate in due zone diverse, perché avete probabilmente difficoltà a vedervi, per allenarvi, per trovare comunque una simbiosi che è poi quella che serve all'interno dell'abitacolo per avere degli ottimi risultati? Beh, allora io posso dire di essere fortunato perché Fabio monta in macchina e miracolosamente riesce a fare il suo dovere. E ormai la sinergia, la simbiosi, come hai detto te,
è tale da aver affinato qualsiasi piccola cosa, e quindi non possiamo allenarci e ci basta quei pochi giri prima della gara per poter entrare subito in simbiosi. Nella tua crescita sportiva qual è stato il punto, il passaggio o il momento all'interno della gara che tu sentivi più ostico? Dove hai sentito che dovevi migliorare? Diciamo che io considero un punto chiave il passaggio effettuato nel 2012-2013, nel momento in cui ho cominciato a far parte del Classic Team. Per cui, supportato da questa scuderia, ho avuto dei benefici anche a livello personale sulla preparazione delle gare, sui risultati stessi. Alessandro, gli strumenti di misurazione del tempo all'interno dell'abitacolo, quanto ritieni possano incidere sulla prestazione poi dell'equipaggio? Beh, diciamo che ormai siamo arrivati a dei limiti per cui gli strumenti devono esserci. Sta poi al pilota, al navigatore, scegliere qual è lo strumento che in questo momento ci addice di più, riesce a darci anche tranquillità nella gara, nel poter recuperare alcune problematiche. Quindi stiamo crescendo anche sotto questo punto di vista, ci siamo affidati a aziende come Digitec. Obiettivo innanzitutto contribuire nel cercare di vincere il campionato scuderie, questo è il nostro obiettivo primario. Ragazzi, grazie. Grazie a te. In bocca al lupo per il 2017. Grazie. Fabio Lo Perfido, Alessandro Moretti, classe team Beberard, passione e regolarità. Da oltre 18 anni Noci Motor Classic mette a disposizione dell'appassionato una consolidata esperienza nel settore delle auto d'epoca. Restauro, assistenza in gara, officina specializzata, rimessaggio, servizi di logistica sono solo alcuni dei servizi offerti da Noci Motor Classic. Venite a trovarci presso la nostra sede, ci troviamo a Verola Vecchia in via Vittorio Veneto 47 in provincia di Brescia. Vi aspettiamo! FCA Heritage, un nuovo progetto, una nuova veste espositiva, pagine di storia dell'automobile italiana. Ciao Gianfranco, bentrovato. Ciao Ermanno, un piacere rivedervi. Allora, presenza al Motor Show, una presenza molto corposa, tantissime automobili storiche che hanno fatto un po' la storia di FCA. Siamo a bordo di questo bellissimo esemplare che adesso tu descriverai per i nostri amici telespettatori. Io però farei un passo indietro. Le attività di FCA Heritage, quali sono i progetti, quali sono le finalità? Beh, il 2016 è stato l'anno della consacrazione per questo nuovo dipartimento che mira a valorizzare e a promuovere la memoria storica dei marchi del nostro gruppo. Noi lavoriamo innanzitutto sulle automobili, ma non solo, perché dobbiamo dimenticare che l'azienda è dotata anche degli archivi documentali delle diverse marche e di due musei di marca, il centro storico Fiat e il museo Alfa Romeo di Arese, cui si aggiungono anche i workshop di restauro di Abarth e di Lancia, che è stato appena inaugurato la scorsa settimana in occasione dei 110 anni della casa. Quindi il dipartimento tiene a valorizzare questi eventi che per noi sono un grande veicolo di contatto con i clienti, ma anche uno strumento di promozione culturale di quella che è la storia dell'auto italiana, perché fortunatamente il gruppo per cui lavoriamo raggruppa praticamente quasi tutti i marchi delle auto italiane ancora in attività. I servizi che avete strutturato per gli appassionati come FCA Heritage? I servizi stanno diventando una parte sempre più importante del nostro lavoro e saranno presto affiancate dai ricambi per vetture storiche. In questo momento sono attivi, oltre al servizio di Abarth Classic che ha debuttato circa un anno fa per il restauro e la certificazione dei componenti meccanici di vetture storiche Abarth, anche i nuovi servizi per Lancia. Quindi abbiamo la possibilità per tutti i proprietari che fossero interessati di certificare a Torino o a domicilio, se necessario, le vetture storiche del marchio Lancia e restaurarle qualora vi fossero degli interventi da fare.
In parallelo, per i marchi Fiat, Alfa Romeo e Lancia offriamo da pochissimo anche i certificati di origine. Vedo che abbiamo finito la benzina, purtroppo. E ci descrivi questo gioiello? Sì, questa è la vettura storica più antica che abbiamo nell'esposizione. È un'esposizione che, in accordo con il tema del Motor Show, naturalmente il suo 40° anniversario, è volta a celebrare la storia del motorsport. I quattro marchi esposti, che sono appunto Abarth, Alfa Romeo, Fiat e Lancia, hanno brillato in tutte praticamente le discipline che si sono susseguite in questo oltre secolo di vita dell'automobile. L'Alfa Sport, la vettura su cui siamo, si chiama Alfa come la prima lettera dell'alfabeto greco, però è una Lancia, e alla guida c'è proprio Vincenzo Lancia, che prima di essere il costruttore Lancia era stato un grande pilota internazionale. Nello stesso anno in America, al circuito di Savannah in Georgia, guidata da un privato, il pilota William Hilliard, arriva prima classificata al primo Gran Premio per vetture leggere della storia degli Stati Uniti. Un successo che poi viene ripetuto 2 anni dopo, tant'è che il concessionario Lancia italiano ebbe a scrivere in una pubblicità: l'unica vettura Lancia iscritta è quella che è arrivata prima. Aneddoto molto interessante, grazie, questa è una cosa che neanche personalmente conoscevo. Devo dire che il pubblico italiano è sempre particolarmente ricettivo. Noi stiamo lavorando, come giustamente tu dicevi, anche sui mercati esteri e anche sui mercati tradizionalmente non così legati al mondo dell'auto storica. Ad esempio, quest'anno, nel mese di giugno, per presentare ufficialmente la nuova Giulia in Spagna, abbiamo allestito con i colleghi della filiale spagnola una retrospettiva di 14 vetture che hanno raccontato per un weekend la storia dell'Alfa Romeo. Cioè, Franco, tu sei un uomo di campo, ci siamo incontrati tante volte durante le manifestazioni, durante anche le gare di regolarità. Qual è il momento che ti è rimasto un pochino più impresso, senza fare classifiche, nel 2016? Qual è il ricordo più bello o passionale che hai? È sempre difficile fare graduatorie, come dici, però immagino la partenza a Brescia in Viale Venezia sotto una pioggia scrosciante della Mille Miglia di quest'anno. È una sensazione incredibile. Per quanto si tratti di una rievocazione di regolarità e non della vera gara di velocità, la sensazione è pazzesca. È un momento di gloria assoluta, e soprattutto poi l'arrivo, naturalmente, perché diciamo che a partire siamo più o meno bravi tutti, ma il problema poi è arrivare. E quello è stato veramente un momento fondamentale. Ci puoi anticipare qualche novità ancora, diciamo, semi riservata per il 2017? Una in particolare, perché è la più prossima. Molto probabilmente saremo presenti oltre Alpe, nel salone più importante che si tiene in Francia, quindi non dico niente ma lo sto dicendo nello stesso tempo, e sarà un ritorno importante. E tra l'altro sarà la prima volta che all'estero, perché invece è la prima volta in Italia e questa al Motor Show, che i nostri marchi vengono presentati in questa nuova configurazione. D'ora in poi Heritage si presenterà come una realtà unica che raggruppa 4 marchi. Quanto c'è di Gianfranco nelle attività attuali di FCA Heritage? Questa è una domanda difficile. Io spero molto, io ci metto tutto me stesso, sono un grandissimo appassionato. Prima di essere un dipendente dell'azienda ho scelto questo lavoro perché amo molto le auto storiche italiane, e quindi lo faccio con grande trasporto. Grazie e buona continuazione. Grazie a te. Noi facciamo di tutto per ritrovare e coltivare la passione dei nostri fan, quindi siamo qui a disposizione a braccia aperte. Quando volete, sapete dove trovarci. Grazie. E dobbiamo rimettere la benzina però adesso, se non ti andiamo. Altrimenti vai giù a spingere. Esatto. Passiamo alla regolarità. Passione e regolarità, Motor Show, siamo allo stand Jaguar Italia in compagnia della scuderia Jaguar Storiche e siamo con Paolo Guarnieri, responsabile di Fontebussi Tuscan Resort. Ben trovato. Grazie. Grazie Armando. Senti, sappiamo di una collaborazione della vostra struttura con il primo raduno internazionale Jaguar che si terrà nel 2017, a settembre. Sì, a noi fa estremamente piacere che Jaguar Auto Storiche ha scelto il nostro resort. Fontebussi Tuscan Resort è un borgo medievale completamente ristrutturato, si presta molto bene a quelle che sono le caratteristiche dell'appassionato Jaguar, a mio avviso, perché oltre a trovarsi le porte sul Chianti è una bellissima struttura dove c'è la possibilità di fare diversi tipi di esperienza. Paolo, parlando a telecamere spente, abbiamo scoperto anche una tua passione per le Jaguar storiche. Sì, a me piace
piace tantissimo le Type del 1963, quella di Diabolic, tutta nera, è una grande macchina. Che casualmente dall'altra alle nostre spalle? È alle nostre spalle, bellissima, me la sono ammirato tutto prima, grande macchina, bella. Sogno nel cassetto? Magari. Storie potrebbe raccontare la vostra auto d'epoca? Sandro Binelli ha deciso di scoprirlo con il suo progetto Automotive Masterpieces. Passione e regolarità, Motorshow 2016. Siamo in compagnia di Sandro Binelli nel suo stand di Automotive Masterpieces. Ciao Sandro, ben trovato. Ciao e benvenuti. Grazie. Sandro, ci parli un po' del tuo progetto, di questa tua avventura? Abbiamo voluto esporre qui al Motorshow di Bologna 6 vetture che corsero la Mille Miglia, una vettura che rende omaggio alla mitica Freccia Rossa, perché stiamo censendo mondialmente tutte le vetture che corsero la mitica gara e l'obiettivo è creare un'esposizione a Brescia per celebrare i 90 anni della corsa. Automotive Masterpieces, che obiettivi ha? L'obiettivo è censire mondialmente tutti i capolavori dell'automobile, quindi tutte le vetture rare che hanno corso, che hanno avuto un personaggio importante. La categoria più ampia sono le vetture costruite o rimaste sotto i 300 esemplari e affianchiamo il collezionista nel cercare foto, video, documenti e aggiungere gare che non conosceva del passato della sua vettura. E oltre alla mostra fisica che partirà dal 26 di marzo al Museo della Mille Miglia e durerà fino a dicembre, il progetto viene completato anche con una mostra virtuale, perché poi le auto della Mille Miglia sono in tutto il mondo, quindi non tutte potremo metterle al Museo di Santa Eufemia a Brescia, e da un volume da collezione del censimento delle auto. Usiamo però molto anche la tecnologia. Dalla prossima primavera le vetture censite Automotive Masterpieces avranno un beacon all'interno che trasmetterà direttamente il sito internet, e questo consentirà attraverso una applicazione di visitare per esempio le auto della Mille Miglia o di un motor show o di un concorso, vedere direttamente nell'applicazione di Automotive Masterpieces le vetture, cliccare e vedere il sito internet. Oggi quante sono le vetture censite? Sono circa 200, ma ce ne sono quasi 500 in elaborazione. Ogni sito internet viene collegato a tutti i compleanni dell'automobile, quindi non è solo fine a se stesso, ma viene collegato all'anniversario di marca, di modello, di carrozziere, di gara, quindi è un po' come se stessimo facendo un censimento mondiale del patrimonio motoristico, collegato tra di loro. Sandro, questa partnership con il Museo Mille Miglia e questo evento che nasce a marzo? Ma io sono molto orgoglioso di questa partnership. Come sai, ho organizzato la Mille Miglia dal 2008 al 2012. Oggi torno un po' alle origini, perché io da ragazzino organizzavo mostre tematiche, quindi dopo 20 anni di organizzazione di gare e di grandi eventi sono molto contento di poter lavorare per esporre queste vetture e per dare dei contenuti nuovi al Museo della Mille Miglia. Hai nominato tante volte la Mille Miglia, quanto è forte ancora il legame di Sandro, l'appassionato, l'organizzatore, con la Mille Miglia? Ma sono molto legato alle auto della Mille Miglia, perché assolutamente non mi manca l'aspetto organizzativo. Da appassionato, da storico dell'automobile, mi sto occupando molto più di auto oggi di quando organizzavo la Mille Miglia, dove evidentemente è un progetto molto grande, quindi le logiche commerciali di sponsor, di licenze, di rapporti con gli enti pubblici prevalgono nella gestione di un'azienda sull'aspetto automobilistico. Siamo a Bologna, Motor Show 2016, presso lo stand Jaguar Italia Classic, insieme alla scuderia Jaguar Storiche. Invitiamo tutti gli appassionati ed amici jaguaristi ad unirsi a noi per il primo raduno internazionale Jaguar, che si terrà dal 22 al 24 di settembre 2017 e che è stato organizzato in occasione del 10° anniversario della scuderia.
Non importa che abbiate una Jaguar anteguerra o l'abbiate appena ritirata dal concessionario, l'importante è che partecipiate. Le location sono da sogno, il Chianti, la Val d'Orcia, un'occasione imperdibile per condividere la nostra passione per le Jaguar. Iscrivetevi dunque sul nostro sito jaguarclassicmeeting.com, ma affrettatevi perché l'evento è a numero chiuso. Vi aspettiamo! Siamo in compagnia di Gaudenzio Miglioranza del team Laura da Corse. Buongiorno a tutti e buona passione per le moto. E siamo con Walter Greggio, presidente di Aste Comotore. Buongiorno a tutti gli appassionati da Walter Greggio e da tutto il nostro gruppo. Allora, siamo qui per un progetto particolare, un evento motociclistico, ovviamente legato al mondo delle moto storiche. Walter, ci spieghi velocemente la presenza di Aste Comotore in questo evento? Allora, Aste Comotore è un'associazione che è sorta dal 2009 e arriviamo ormai al cavallo del 2017 con un trito gruppo di manifestazioni. Ci onoriamo della presenza appunto del team Laura da Corse e abbiamo ideato assieme a loro la seconda edizione di Vicenza, Budapest Vicenza, e appunto passiamo la parola all'amico Gaudenzio che esporrà nel dettaglio la manifestazione. Allora, come nasce l'idea? Che cos'è questa bellissima manifestazione motociclistica? Allora, l'idea è nata su una rivista che abbiamo visto del passato, del 1929, che facevano questa manifestazione da Milano a Budapest e ritorno. Noi ci siamo subito innamorati e abbiamo creata da Vicenza a Budapest con ritorno, 1800 km in 6 giorni, media 350 km al giorno, con una media molto bassa di 35-40 km all'ora. Le moto storiche devono avere minimo 20 anni di età per diventare storiche e possono partecipare tutti quanti i partecipanti con queste moto, ovviamente. È aperta anche la moto turistica, qui anche a moto moderna eventualmente? Allora, c'è una categoria turista che sarebbero quelli che fanno un po' da assaggiatori, da via dicendo, e danno un giudizio sui vari ristori e possono partecipare con tutti i tipi di moto. Dal punto di vista regolamentare, l'evento come si svolge? Sappiamo che c'è una classifica, quali sono un po', diciamo, poi le prove da superare? Chi è il più bravo? Chi è che vince la Vicenza Budapest Vicenza? Allora, prima di tutto la media oraria è di 35 km all'ora. Il massimo rispetto, perché l'aspetto diciamo caratteristico è il turismo. Noi siamo appunto un gruppo di appassionati e cerchiamo di dare questa sinergia sia nel motore anche di visitare i siti molto importanti a livello europeo, e l'aspetto fondamentale appunto è di arrivare al controllo orario prestabilito e di non pagare al CO con un minimo di abilità. Il Motor Show è sempre una grande emozione, ma non è finita qui. Saranno ancora tante le sorprese con passione e regolarità. Il 2017 è appena iniziato e i motori ricominciano a rombare.